volta io a un anno di distanza da determinate situazioni voglio un pochino fare il punto con voi cogliendo questa occasione. Io mi sono trovato in un'azienda che ha le sue caratteristiche, le sue enormi difficoltà, perché detto proprio con affetto verso l'oggetto delle mie fatiche e dei miei collaboratori, penso sia una delle più complicate di Lombardia. Fusioni, spostamenti, molla di qua, prendi di là, la riforma, ma non siamo qua per dire le cose che ci fanno far fatica. Io sono qua per ribadire due o tre concetti. Uno riguarda l'ospedale di Saronno. Circa un anno fa sono stato, oggetto di attenzioni negative perché dicevo a uno dei miei primari: dobbiamo dire che questo è un buon ospedale. Io lo dico pubblicamente ad alta voce questa cosa. Questo è un buon ospedale. Gli eventi accaduti sono eventi di cronaca, che in nulla vanno a inficiare la bontà del lavoro che tante persone oneste e appassionate fanno mettendoci del proprio, perché vi garantisco che il 27, inteso come giorno di San Paganino, non è sufficiente a farti il carico emotivo e professionale e di fatica che la situazione richiede. Quindi, questo è un buon ospedale. L'azienda ci crede, tant'è che quest'anno due terzi degli investimenti totali destinati a 5 ospedali sono venuti qua. Due terzi. La città ci crede, perché insieme al sottoscritto che ci ha messo da subito la faccia, quest'uomo mi è sempre stato accanto e per me è importante dargli merito. Sapete, facile salire sul carro del vincitore, è difficile condividere e difendere qualcosa che tu sai che va bene nei momenti in cui ti arriva addosso di tutto. E la città ci crede, sindaco, intesa come amministrazione, la città intesa come volontari. E siamo in campo oncologico, dove la città di Saronno ha in piedi delle iniziative fantastiche. Io le conosco bene, ogni tanto cerco anche di venire a portare la mia presenza, perché vuole essere un grazie tangibile a queste iniziative. Vedete, questo può sembrare una piccola cosa, e non lo è, perché è un oggetto veramente buono tra i portatili, ma soprattutto si trasforma in servizio alla gente. Questo è l'importante. E io dico che se l'azienda ci crede, se la gente ci crede, se la città intesa come amministrazione ci crede, beh, Saronno non può che avere un buon futuro davanti. E sapete che l'azienda è impegnata da altre parti in grosse ristrutturazioni, alcune talmente grandi che se me l'avessero detto 3, 5, 10 anni fa che mi ci sarei trovato dentro, avrei accusato la persona di ubriachezza molesta, respingendo quello che mi stava dicendo. Ma va bene, Saronno ha il suo perché, la sua dimensione, la sua capacità di rispondere alle persone di un enclave molto particolare, e noi non intendiamo far mancare il nostro appoggio a un ospedale che comunque ha un suo destino, un suo solco. Va via gente, va bene, ok, succede, vediamo di sostituirla, facciamo fatica perché ogni tanto vediamo fuori concorsi, la gente non arriva, c'è un mercato degli specialisti, per esempio, che produce pochi specialisti e essendo pochi scelgono dove andare. Ciascuno di noi nel nostro lavoro, se si venisse offerta una possibilità, che ne so io, di lavorare in un centro di riferimento piuttosto che in un centro non di riferimento, è chiaro che uno fa delle scelte, no? Però noi cocciutamente andiamo avanti. Questi giorni, per esempio, ieri si è chiusa un altro concorso, chiamiamo così, per prendere dei medici per i pronto soccorsi aziendali. Qualche domanda è arrivata, va bene, vedremo ad andare avanti. Finito questo ne metteremo fuori ancora, perché non bastano mai. Allora cocciutamente andiamo avanti a cercare di tenere, non è
risparmiando così che risparmiamo. Perché quello significa alla fine meno medici, meno servizi. Siccome in sanità le prestazioni sono uomo dipendente, devi fare l'ecografia, basta mica l'ecografo. Ci vuole uno bravo attaccato all'ecografo che faccia l'esame. Puoi avere le macchine migliori, ma se non hai le persone migliori in sanità, sì, fai un'esposizione, venite a vedere che belle macchine c'ho. Quindi non volevo essere breve oggi, volevo solo approfittare di questa occasione. Tra l'altro, ripeto, questo è davvero un bel oggetto che si trasformerà in bel servizio. Ma si trasforma in un bel servizio quando ci sono attaccate le mie persone che ci mettono del loro. Io ringrazio ancora la gente di Saronno,